Prima che il video cominci, volevo lasciarvi un breve avviso. Sto organizzando la mia prima mostra fotografica realizzata esclusivamente con scatti da smartphone e prevista per inizio 2024. Lo scopo principale sarà quello di creare dei percorsi artistici ed uno spazio libero dove poterci incontrare, confrontare e vivere il mondo della fotografia da smartphone circondati dal miglior contesto possibile. Se avresti piacere a partecipare ad un evento del genere e vuoi aiutare per far sì che prenda vita nel miglior modo possibile, ti ricordo che puoi sostenermi con un semplice like, con un commento, seguendomi anche su Instagram ed infine scaricando i miei preset Lightroom per Android e per iOS con un contributo di 5,99 € sul mio sito. Trovi il link in descrizione. Grazie a prescindere per il tuo sostegno e spero di incontrarti presto. Sto andando in un negozio per ritirare dei rullini. Rullini, sì, fotografia analogica. Partiamo dall'inizio. Succede questo. Qualche giorno fa mi contatta un'azienda, un brand via mail e mi scrive: Eirin, ti andrebbe di provare il nostro software, il nostro plugin per DaVinci, Lightroom, Photoshop? C'è anche un'app per iOS fighissima. Ci occupiamo di ricostruire in digitale l'effetto di diverse tipologie di pellicole. La cosa non mi esalta per niente. Gli ennesimi preset, filtri, LUT, insomma, siamo un po' pieni di questa roba qui. Poi però prendo il PC e mi informo e scopro delle cose pazzesche su questo software. Questi sostanzialmente hanno un laboratorio dove da decenni, insieme a dei mostri sacri che hanno fatto la storia della pellicola in Kodak, in Fuji, eccetera, analizzano pellicola per pellicola, sviluppo per sviluppo, in maniera estremamente precisa e fanno questo a tanti livelli, fanno questo per far sì che funzioni sia lato foto che lato video e di recente hanno anche implementato un'app per iOS ed è proprio per questo motivo che cambio totalmente il mio punto di vista, inizio a pensare, ok, io di fotografia analogica non ci capisco niente. E questa cosa va fatta per bene, può essere un bello spunto anche per divertirsi. Esatto, ed è per questo che mi sto recando in questo negozio a ritirare delle pellicole, ma non da solo. Ci sarà una mia collega, fotografa, Emilia, che scatta anche in analogico. Io la osserverò da grandissimo ignorante e anzi chiederò spiegazioni. Stavo raccontando quanto sono ignorante in fotografia Ma analogica non è io. vero, perché? Fotografia analogica, sì. Vabbè, Mai vista uguale a scattare quella, analogica. però più o È meno uguale, uguale. dai. Bene, fine del video, ragazzi, uguale, a posto. Quindi recuperate Emilia, non vi ho ancora detto qual è l'esperimento che andremo a fare, ma pigliamoci sti rullini e poi ve lo racconto. Il nome si fa notare. Mai venuto al fuoco della fotografia, no? Allora, adesso Scopriamo questo sì, mondo. è stupendo, Lo posto vedo. storico di Roma. Come Ciao stai? Luca. Ciao, 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 piacere. piacere. Luca. Vincenzo. Facciamo una cosa in studio e una cosa esterna. Quindi sicuramente io ero convinta di avere una Kodak 400 Portra. E poi la seconda forse me la faccio consigliare da te. Narratemi perché vedo tante cose belle. Allora, io di analogico, Luca, non capisco niente. Sono ben accetto comunque in negozio e vado fuori. No, allora, diciamo che ogni pellicola possiamo definire che ha una sua personalità. Diciamo, spesso arrivano i ragazzi e ti chiedono: ma qual è la migliore? Perché siamo abituati a pensare in verticale. In realtà dobbiamo pensare in orizzontale con le pellicole, Non c'è la no? Non migliore, c'è sì, la è migliore, chiaro. c'è quella più adatta al lavoro che devi fare. Provi a capire che significa, perché portrait così, ma perché gli hanno dato sto nome? Ma che è? Banalmente sta per portrait. Diciamo che scalda tutto l'incarnato, sia di una persona di colore, sia di una persona bianca, sia di una persona olivastra. Cioè, comunque è un incarnato più morbido, più caldo. Ok. Questo lo uso in studio. Sì, Se scattiamo diverso. in esterno, io non posso che proporvi l'Ektar 100. Allora, questa qui Diverso, è probabilmente la più bella pellicola che Kodak abbia mai costruito, 100 ISO. È, come vedi, quella che ha la grana più fine al mondo. Ha un costo che è diventato importante, però ti garantisce una
vastità cromatica eccellente e un contrasto meraviglioso. Quanto ci costa questo gioiello? Questa siamo intorno ai 20 euro. Bene, la prossima. No, è vero, la prendiamo, la prendiamo. Quindi, situazione in studio, abbiamo la Porta Portra 400, situazione in esterno è 300. Su internet so che, neanche io sono troppo giovane per questi termini, ma so che si usa il termine flexare, quando si vuole un po' fare il figo. E Luca sta flexando, ci ha tirato fuori i pezzi da 90. Il cazzo aspetta a sentire il rumore. Lo shutter. quello Meraviglia. che io stimolerei la curiosità della stampa. Facciamo in modo di portare su carta quello che produciamo in pellicola. Non limitiamoci alla È scansione. stata come essere in gioielleria per quel che mi riguarda, una gran figata. Grazie Grazie. mille, ci vediamo alla prossima. Buona vita, Ok? buon divertimento. Grazie, Ciao ragazzi. grazie. Abbandonato lo studio, quello che faremo sarà scattare in studio e in esterno con diverse pellicole insieme ad Emilia. Io replicherò esattamente i suoi scatti con lo smartphone, ovviamente utilizzerò uno Xiaomi 13 Ultra. Dopodiché quello che farò sarà provare ad allineare gli scatti, i suoi analogici che verranno digitalizzati e i miei dello Xiaomi, tramite Dianser, tramite questo software pazzesco. Ma vi dirò di più. In un prossimo video andremo anche a stampare i migliori tra questi scatti, così ci facciamo un attimo una cultura sulle fasi di stampa e vediamo soprattutto uno smartphone prestante come lo Xiaomi a livello fotografico e con dei sensori un po' più interessanti rispetto alla media, come si comporta nella stampa correlata soprattutto all'analogico e con l'utilizzo di questi filtri di Ansel. Ci vediamo domani in studio, ore 15. State scomode, meglio è. Più create movimento con il corpo, meglio è. Ok, datemi. comunque. Ci ha fatto un regalo in realtà ed è venuta anche con una medio formato. È una Rolleiflex formato quadrato, quindi sarà divertente. Dai, ci vediamo anche questa. C'è un'altra pellicola, è un ISO 200 Kodak Gold 200 sulla Rolli. Ok, quindi ci proviamo ben tre pellicole differenti. Bene, eccoci nella parte finale di questo video dove andremo finalmente a vedere se l'esperimento è riuscito. Prima però è passato un po' di tempo, in realtà è passato un mese dalle riprese che avete visto, tutto agosto, e montando il video e ripensando un po' di cose, ho preso due decisioni. Due decisioni. La prima è che non vi mostrerò tutti i risultati in questo video, ve l'ho detto nella parte iniziale, ci sarà un video dedicato alla fase di stampa dove andremo a toccare con mano, a vedere i risultati ottenuti con smartphone e con l'analogico. Ma proprio collegandomi a questa cosa della stampa, ne voglio approfittare per darvi questo annuncio importante. Ho deciso, e da un po' di tempo ci sto lavorando con alcuni partner, alcuni sponsor, insomma, poi ve ne parlerò più nel dettaglio, di realizzare la mia prima mostra fotografica. È un passo importante, io non sono un fotografo come chi mi segue per bene sa, ma secondo me la cosa bella non è tanto la questione di metto in mostra i miei scatti, interessanti o meno che siano, insomma, non è quello il mio obiettivo, ma creare appunto una prima eventistica dal vivo in cui interagire con voi, in cui poterci incontrare, conoscere, scambiare opinioni, circondati da un contesto che sia quello di cui parliamo sul canale, ovvero scatti fatti con smartphone, stampati e che possiamo andare a vedere in maniera più analogica e più interessante dal vivo. Secondo me è una cosa carina, cercheremo di organizzarla in tre tappe: Nord, Milano, Centro, Roma e Sud, Napoli o Palermo. Questo è un po' il mio intento. Si parla del primo trimestre 2024 come possibile periodo. Spero che sia una cosa che vi farà piacere, rimanete connessi e per sostenermi in questa iniziativa potete fare le solite cose semplicissime che vi chiedo di fare, ovvero mettere like a questo canale,
commentare, se non mi seguite su Instagram seguitemi e magari se volete dare un sostegno economico potete dare un piccolo supporto acquistando i miei preset Lightroom, sono presenti sul mio sito, 5,99 euro per dei preset disponibili sia per iOS che per Android che funzionano poi sia su Lightroom Mobile che su Lightroom Desktop. Detto ciò, andiamo a vedere adesso se l'esperimento è riuscito. Il rullino che prenderemo in considerazione è il Kodak Gold 200, quindi gli scatti fatti con la medio formato. Andiamo a vedere rapidamente, per un tutorial più completo vi rimando al video dedicato alla parte video di The Answer, a come funziona appunto sotto quel punto di vista, anche lì ho lavorato con uno smartphone, con iPhone in quel caso. Vediamo qui per grandi step come ha funzionato. Intanto vi faccio vedere queste due foto. Una è la foto scattata in analogico medio formato con la Kodak Gold 200 e una è la foto scattata con Xiaomi 13 Ultra successivamente lavorata con The Answer. Su Instagram vi dico che è stata una strage il sondaggio, quasi tutti hanno sbagliato, un buon 75% delle persone ha sbagliato. Vi lascio qualche secondo, fate la vostra scelta e fra poco vi svelo qual è quella che è scattata con smartphone. Questa qui, questa è la foto scattata dallo Xiaomi 13 Ultra. Partiamo dall'inizio, andiamo su Lightroom e vi faccio vedere velocemente il processo con cui ci sono arrivato. Bene, eccoci, questo è lo scatto originale, lo vedete qui a sinistra, il RAW DNG. Quello che faccio e che dovete fare su Lightroom in prima battuta è una piccola color correction molto molto basic per ottenere lo scatto più corretto, più neutro possibile. Ad esempio qua nello scatto originale quello che noto, che poi è una particolare sofferenza che il digitale ha rispetto all'analogico, che ha un fascino particolare anche in questo, ovvero nella riproduzione delle alte luci anche quando siamo vicini alla bruciatura, se non proprio in bruciatura, e quello che noto qui infatti è che ci sono dei piccoli problemi sulle alte luci, niente di grave, perfettamente recuperabile con i file che ci dà lo Xiaomi 13 Ultra. Infatti qui a destra vedete la versione che ho un minimo allineato andando a recuperare appunto un pochettino le alte luci. Se ci fossero stati problemi di dominanze particolari, un pochettino in realtà ci sono ma niente di grave, problemi di temperatura eccetera, avrei fatto giusto quelle correzioni, quindi dovete lavorare sulla parte alta del pannello di Lightroom, ok, per ottenere il mio scatto più neutro possibile. Dopodiché, per tutto quello che riguarda il grading, tasto destro, modifica in, io ovviamente ho il plugin installato, The Answer, lascio le impostazioni predefinite che sono quelle che più preservano problemi di compressione del file, modifica, e lui in automatico ti va ad aprire The Answer. Qui a destra vi posiziono lo scatto un po' più piccolino analogico, me lo tengo come reference. Vi faccio vedere in soldoni che cosa ho fatto, ovviamente ho il preset già fatto e finito, sennò il tutorial durerebbe tantissimo. Come prima cosa dovete andare a scegliere chiaramente la pellicola, c'è un database gigantesco qui su The Answer con praticamente quasi tutte le pellicole esistenti, ovviamente c'è anche la Kodak Gold 200 e la possibilità che lui vi dà è questa del push e pull. Vi invito ad andare sul sito a informarvi al meglio perché, come vi ho detto all'inizio video, non sono un esperto di fotografia analogica, comunque tendenzialmente sono delle tecniche, le potrei chiamare in maniera forse errata, in cui si va a ottenere una tipologia di contrasto differente andando a sovraesporre o sottoesporre in fase di scatto per poi fare l'esatto opposto in fase di sviluppo. Ad esempio, se sottoespongo volutamente in fase di scatto per poi sovraesporre leggermente nella fase di sviluppo del rullino, ottengo uno scatto meno contrastato e viceversa, no? Quindi si può andare un po' a giocare sul contrasto dello scatto, della fase di sviluppo, tramite questa tecnica. Questo è lo scatto senza applicato il profilo pellicola e così ho applicato il profilo pellicola scegliendo di andare verso il pull per una questione di dominanza. Io qui vedo una forte dominanza di rossi, di magenta, e andando verso il pull vedo che leggermente, oltre alla questione del contrasto, mi si va a scaldare un pochettino lo scatto e quindi ho fatto questa scelta. Dopodiché c'è un primo pannello dove ci sono delle regolazioni molto basic, dove ancora ho lavorato un po' nella direzione della dominanza della tinta
andando un pochettino verso il magenta e scaldando un pochettino il mio scatto, poi ho una serie di menu legati appunto alla gestione dell'effetto pellicola. Il primo da cui parto io è Print. Qui non faccio altro che andare a lavorare mano a mano su tutto ciò che riguarda il contrasto. Parto da Print perché posso determinare il mio profilo e ho la gestione dei contrasti tonali, che è molto importante. Poi mano a mano vado a fare delle correzioni legate alla regolazione dei punti di nero, del punto di bianco, punto di nero e del contrasto colore, e cerco un pochettino di riottenere l'effetto che ho sul mio risultato analogico in termini di contrasto. Quindi mi baso molto su come sono state gestite le zone nere e le zone bianche e cerco di avvicinarmi il più possibile. Non lavoro chiaramente in questa fase sulla tinta e su proprio la saturazione del colore in sé, lo faccio successivamente. Questo menu con questi semplici e pochi cursori, guardate, con un semplice click mi permette di ottenere la magia, se vogliamo. Una volta che ho una base solida legata alla gestione del contrasto della mia immagine, non mi resta che giocare un pochettino con le tinte per avvicinarmi alla resa del mio scatto. Una volta allineato il contrasto e poi tutto ciò che riguarda le tinte, la saturazione e le dominanze, le varie dominanze, vado più sulla parte dell'effettistica, del dettaglio. Quindi la grana, ad esempio, qui siamo in buone condizioni di luce, medio formato, non c'è una grana particolarmente esagerata, quindi ho scelto di applicare qualcosa di molto fine. La cosa carina dell'effetto grana, oltre al fatto che potete personalizzare ovviamente grandezza, quantità e la presenza su basse luci, meditoni, alte luci, la grana e il rumore colore, possiamo anche decidere quanto la presenza di grana intervenga sulla riproduzione del dettaglio, inteso come proprio la riproduzione dei microcontrasti e delle texture, insomma, andando a opacizzare un po' appunto il dettaglio della nostra immagine, cosa tipica, poi dipende anche con che mezzi si è scattato e in che condizioni, della fotografia appunto analogica, che è un po' più morbida sotto questo punto di vista. Quindi ad esempio, abbassando la risoluzione, il mio scatto, vedete, si opacizza un po' andando a ricreare quell'effetto lì. Un altro effetto fondamentale, carino e tipico del mondo analogico è l'aliasing, quindi questa sorta di aberrazione cromatica che si crea nelle zone di alto contrasto. Lo vedo molto intorno alla canottiera, qui ad esempio sui colpi di luce nelle zone dei capelli, c'è questa sorta di alone rossastro. Vedete che qui sullo scatto dello sciami è totalmente assente. Dovete proprio, vediamo se riesco a zoomare ancora un po', ok? Si intravede qui, non è molto forte in questo scatto. Ecco qui, applicandolo, adesso è forse un po' esagerato, però posso andare a limitarlo. Ho la modalità mask per andare a vedere dove va ad intervenire. Chiaramente anche qui lo posso andare a personalizzare al millimetro in termini di durezza, morbidezza, presenza a livello locale solo su determinate zone, presenza a livello globale, colore addirittura, eccetera. E poi ho il limitatore, una volta che ho trovato il look giusto, per andare a regolare l'intensità mantenendo tutte le mie impostazioni. Lo metterei molto molto basso, ma comunque percettibile. Bloom, se serve, diciamo, va a riprodurre un po' l'effetto di un filtro promist, l'effetto un po' avvolgente sulle alte luci. Forse qui applicato in maniera leggerissima può aiutarci a un pochettino con la ammorbidire l'immagine, togliergli ancora di più quell'effetto digitale specialmente presente negli scatti da smartphone. Io infatti ho fatto un'applicazione, ecco, leggerissima, che va proprio poco poco ad opacizzare le alte luci ulteriormente. E vignettatura, anche qui devo dire poco presente, ma comunque un pochettino si percepisce sullo scatto analogico, e quindi vado ad inserirla, anche questa totalmente personalizzabile. Questo è il risultato finale, ve lo ripropongo, ve lo faccio vedere anche su altri scatti, sempre sulla pellicola Gold
200, fatemi sapere che ve ne pare, vi faccio vedere altri due scatti. Questo è come era lo scatto originale ottenuto dallo Xiaomi e questo è il risultato finale. Quindi per concludere, l'esperimento secondo me è riuscito. The Answer si prefissa questo obiettivo di simulazione dei profili pellicola e te lo fa fare non appunto applicando un semplice filtro così che può funzionare come non funzionare, ma attraverso un processo molto consapevole che lavora molto in profondità sul file e su cui bisogna studiare un pochettino il metodo per capire come sfruttarlo al meglio, cosa tipica di tutti i programmi professionali che lavorano veramente bene in questo senso. Io personalmente ormai lo sto utilizzando non solo per ricostruzione di effetti vintage, effetti pellicola, ma proprio in generale per fare color grading, perché la sua grande forza, secondo me, è quella di snellire questo processo, facilitarlo, specialmente se siete magari alle prime armi, se rischiate di fare pasticce, eccetera, vi incanala, vi aiuta molto e ci aiuta ad arrivare a dei risultati particolari al nostro obiettivo in maniera più semplice, più snella. Quindi mi sta piacendo tantissimo. Ha di buono che è presente su tutte le piattaforme, purtroppo manca solo su Android per ora, ma pare che arriverà, quindi c'è su iOS e poi su tutti i programmi professionali desktop, DaVinci Resolve, Final Cut, Premiere per la parte video, tutta la suite Adobe, Photoshop, Lightroom per quanto riguarda la parte fotografica, Capture One, insomma per tutti i programmi a disposizione un plugin scaricabile, non costa poco, ma di buono c'è a disposizione una versione gratuita in tutte le salse per qualsiasi programma, se non erro 2 settimane, scaricatela, provatela, divertitevi, sperimentatela, vi aiuterà anche secondo me un po' a sensibilizzarvi nei confronti del color grading e poi fate la vostra valutazione. Nel caso non dimenticatevi che ho un codice sconto da offrirvi, VinDeCaro91, per avere il 10% di sconto su tutte le versioni di The Answer che deciderete di acquistare, vi lascio il link in descrizione, tranne purtroppo l'app per iOS, su quella purtroppo non ho scontistica da offrirvi. Per questo video direi che è tutto e noi ci vediamo alla prossima.